Aia, questa è la terza volta che sto male. Cos'ho? Ho un dolore addominale superiore, centrale. C'è da precisare una cosa. In questo periodo, da 3-4 settimane, non lo so adesso di preciso, mi sto muovendo praticamente quasi ogni giorno. Adesso si è calmata la situazione, però c'è stato un periodo dove ogni giorno andavo per città e città a registrare delle clip per questi due progetti che sto preparando. Non mi ricordo se l'ho detto esattamente, però trovate il vlog preesame e le schede dove volete. Che comunque dovrebbe uscire anche video appositi per ogni materia con anche backstage. Quindi qualcosa di carino uscirà sicuramente. Prima volta che mi sento male di queste tre, spero basta perché è bruttissimo. Dopo che ho mangiato del riso, parboil se non sbaglio, non mi ricordo, che in realtà non dovrebbe farmi male. Però credo che unito a tutti i viaggi mi abbia un po' lasciato il segno, non ho capito. Mi sono preso poi il giorno dopo tachipirine perché vabbè, il dolore è abbastanza forte, però questo dolore era intermittenza, intervalli, come volete voi. Quindi stavo bene, poi bam, dolore qui. Per un po' di tempo la pancia faceva rumori strani, tipo i zombie di Minecraft, e poi si calmava, ovviamente lasciando un pochettino di malessere. Perché diceva, ah, perché sto male? Vabbè, questo è durato tipo un giorno. Seconda volta, non ho mangiato niente di particolare, quindi credo che sia stato dovuto solamente ai viaggi, dove non era un dolore a intervalli, ma era costante, un malessere costante, era meno doloroso, però era più continuo. Sempre un altro giorno a letto e senza mangiare niente, anche la prima volta. Terza volta, ora, cioè, in realtà adesso si sta calmando molto di più, già dall'altro ieri, perché ho mangiato dei biscotti, cioè credo, non lo so, perché mi sono mosso poco in questa settimana, solamente quella volta ho usato il treno per spostarmi in delle città. Ho mangiato dei biscotti semplici con marmellata, quindi che vanno a rispecchiare ciò che c'è scritto sulla dieta, primo dolce che mangio dopo mesi. Questo è successo il 14, mi sono sentito male il 15, che in realtà dolori abbastanza tranquilli. Poi ieri il 16 dolori forti e stamattina pure, però adesso gli stanno molto di più attenuando, è una cosa molto buona, sempre dolore a intervalli. Mamma mia, non so che cosa sia. Ho parlato un po' con la dottoressa, ti ho scambiato i frecciatini. No, non è vero. Però mi ha detto che comunque lo stress potrebbe accentuare questa situazione e quindi ora ci siamo messi d'accordo che mi deve scrivere per capire quando devo andarci e farmi visitare. Anche se in realtà non so come potrebbe migliorare la situazione, però sempre meglio che estrema. Cioè, io prima di questa terza volta dicevo, caspita, c'ho il mini trauma, perché, ah, scrivo alla dottoressa e mi dice, vieni da me. Dato che comunque c'è un'ora di strada da fare in macchina, quindi in autobus anche di più, è un po' pesante la situazione, ma dato che ormai gli sto dicendo, vabbè, sto troppo male, un po' mi secca stremale, ormai questo mini trauma è sparito, vabbè. Una cosa che non ho specificato è quando avevo questi dolori non mangiavo, o comunque quei giorni mangiavo pochissimo, fino alle 4 minimo del pomeriggio non mangiavo niente, neanche bevevo perché non ci riuscivo essenzialmente. Mangiavo la colazione perché era la cosa che mi andava di più, la cosa più veloce, quindi fette biscottate con marmellata che comunque adesso si è ampliata, non mangio più solamente marmellata di albicocche, ma anche quella alla fragola che comunque è molto buona, quella alle pesche non mi piace, sa di puzza, non so, puzza quella alle pesche, vabbè, niente. Per esempio, ieri ho mangiato, quando stavo male, il 16, ho mangiato fette biscottate con marmellata, poi qualche biscottino come merenda e qualche fetta di pane. E poi mi sono addormentato alle 9, mi sono fatto belle 11-12 ore di sonno, molto buone, non lo so, e mi sono svegliato comunque con il dolore. Vabbè, lasciamo stare, qua c'è il piccolo squalo. Questa parte di letto è l'unica fatta perché poi tutto il resto è sfatto. Io mi odio perché mi muovo così tanto a letto che devo rifarlo ogni giorno. Cioè, tutto sempre sfatto il mio letto. Ma quanto mi muovo? Comunque, allungando il brodo, basta così, spero che non mi vengano più dolori. Ora ci mancano solamente le ultime due scene, uno per una materia e l'altra per l'altra. Ok, grazie. Ringrazio Joel che boh, ho visto il suo video e mi è venuto voglia di registrare questo qui, quindi link in descrizione del suo canale, tanto perché no. Ah, vabbè, basta così. Ci aggiorniamo.